Nello zoo di 105. Perché novembre ha 30 giorni? Con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno. E tutti gli altri ne hanno 31? Calendario. Discendiamo dalle scimmie o dai criceti? Dove prende i soldi Babbo Natale per tutti quei regali? Perché non ci sono più concerti dei Beatles? Questo è molto questo ancora. Oggi. A mistero. Dai figliolo, dillo. Sono passati 2 mesi dall'inizio delle mie indagini sul mistero che ho catalogato con il codice XY243. No, oppure era XY245. È uguale. No, è XX100bis. No, era il caso RR1104. Sì, forse... No, forse era l'XX2. Sì, ma chi se ne frega, dai, vai avanti. Ok. Sono passati ben 2 mesi dall'inizio. Aspetta, oppure erano 3 mesi. Ora? Dai. O forse erano 4. No, forse erano 63 giorni. Vai avanti, che oggi abbiamo solo 3 minuti lo studio, dai. Ok, allora. La clonazione, sappiamo tutti che è la riproduzione asessuata di un intero organismo vivente o anche di una singola cellula. Non è fantascienza. Non è una mia invenzione. Non è una leggenda. È scienza. E fin qui siamo tutti d'accordo. Bene. Dai, Amiam, arriva al punto. Andiamo. 5 luglio 1996 nasce Dolly, il primo mammifero ad essere stato clonato con successo da una cellula somatica adulta. Dopo di lei molti altri mammiferi sono stati clonati, ma la comunità scientifica ha sempre negato esperimenti sull'uomo. Vorrebbero farci credere che nella segretezza dei loro laboratori, nell'intimità dei loro istituti governativi, a nessuno si è mai sfiorata l'idea di riprodurre un uomo. Per chi ci hanno preso? Per degli stolti? Per degli anamnamo? Oggi io ho qui con me una moltitudine di prove che non solo dimostrano che la clonazione umana c'è stata, ma che è un'operazione che è stata ripetuta sotto la luce del sole innumerevoli volte. Ecco qua, dai, sentiamo sta minchiata oggi, dai. Torino, 22 aprile 1909. Due bambine perfettamente identiche, impossibili da distinguere. Due gocce d'acqua. Gemelle. Le bambine rispondono al nome di Paola e Rita Montalcini. Sono gemelle, Amiam, normalissime sorelle gemelle. Gemelle clonate? Gemelle, figlie della stessa madre, gemelle. Ok. Allora le ballerine Alice ed Helen Kessler? Gemelle anche loro, hanno lo stesso cognome, non lo vedi? Helen Kessler, Alice Kessler, mamma? Gemelle, stessa madre, stesso cognome, gemelle. E io sono cancro. Amiam, dai, finisce il tempo, Amiam. Va bene, allora che ne dite del maestro Vessicchio di Saddam Hussein? Uguali. E Adriano Galliani e un certo zio Fester? E Sandra Milo e Miss Piggy? È vero. Solo coincidenze? O esperimenti di clonazione sfuggiti dalle mani degli scienziati che vogliono tenerci nascosto quello che stanno facendo, magari per creare un nuovo ordine mondiale? Oh mio Dio, Amiam, si assomigliano e basta, e poi mi spieghi, non è nemmeno una persona. E allora che dire dei ritrovi che si svolgono in tutto il mondo a cui partecipano i cloni di Elvis Presley? Sono semplicemente dei sosia. Sosia dei cloni? No, sosia, li assomigliano, si vestono uguale, li imitano, insomma, no? E a che scopo? Boh. Mi pare una spiegazione di comodo, creata ad arte dai potenti del mondo per non farci fare troppe domande. Comunque sia, oggi ho qui con me una prova impossibile da smentire. Ecco qua. È una normalissima radiolina tascabile, Amiam. Sì, è una normale radio, però da mie importanti ricerche ho scoperto che da alcuni mesi viene trasmessa la prova che la clonazione esiste. Cioè? E oggi ve lo dimostrerò. Sentite. Ecco qui un attimo. Dovrebbe essere qui. Eccola. Ascoltate tutti, amo. Certo sono molteplici i nomi che il demonio ha avuto nel corso della storia, ma nessuno è riuscito mai a vederlo.
Ecco, sentite? Tranne me. State ascoltando lo Zoo di 105, che come tutti sanno è trasmessa in diretta. E sentite, questa è la mia voce, la riconosco chiaramente. Cosa si vede realmente? Quindi se sono qui a commentare con voi, chi è alla radio? Chi è? La registrazione. L'unica spiegazione logica è che mi hanno clonato. C'è un altro Amiam. Ma che dici, Amiam? È registrato, l'abbiamo inciso noi un mese fa. Ma no, non te lo ricordi? Registrato? Non siamo in diretta? Allora non c'è nessun clone. Senti, Amiam, è finito il tempo e io devo andare a fare la spesa. Dai, ti lascio qui le chiavi, dai, fai il bravo e chiudi tu. Ciao, ciao, ciao. So, Amiam, danno. Anche oggi non scoperto niente. Perché? Anche a me non mi stanno. Non potete fare. Aveva ragione mio padre. Dovevo fare professore di educazione fisica.